La perfezione. Che vuoi fare? Yeah. Mamma mia. Che ti ha mangiato, via. Ora come zozza qua. Allora, che te va a mangiare? Ragazzi, bentornati. Oggi Joshua, siccome lo so che stai sempre a dieta e vai in palestra, non te reggo più. Oggi ti faccio un hamburger spettacolare che mi ricorda un po' i miei tempi londinesi. Visto poi, tra l'altro, mi dici sempre che parlo sempre di Londra, vabbè. Capito. Mi ricorda un po' i miei tempi londinesi perché facevamo una cosa simile nel ristorante dove lavoravamo. È un hamburger con maionese affumicata e relish di pomodoro e cipolla. Relish è tipo una composta un po' più liquidina, molto buona, che si usa molto a Londra. Si mette dentro gli hamburger e faremo la maionese affumicata, molto facile da fare e dà un tocco veramente al piatto. Ma l'hamburger lo faremo di salsiccia. No, vabbè, amore, amore, subito così, via. Vediamo subito gli ingredienti. Vai. Vediamo subito gli ingredienti e iniziamo. Abbiamo salsicce, bun, pepe, aglio, cipolla, peperoncino, zucchero di canna, olio di semi, olio, sale, pepe, aceto e pomodori pelati. E poi legno di avocado per affumicare. Io oggi affumicherò con l'affumicatore. Mi hanno regalato un po' di tempo fa, quindi affumicherò con l'affumicatore. Si può comprare anche il fumo liquido, l'abbiamo già fatto vedere. Il fumo liquido si può comprare o su internet o in negozi specializzati a Roma da Castroni. Olio di semi. Allora, 220 ml d'olio di semi. Un ovetto. Pizzico di sale. Ah, mi sono scordato il limone, ragazzi. Solo il succo stavolta. Va bene? Sei contento? Solo il succo? Falla come ti pare, tanto mio figlio, dopo l'ultima maionese che hai fatto. Com'era l'ultima maionese che hai fatto? La bottarga? Ho capito, però tu devi capire, quella migliore è quella col basilico, perché tu ti sei fissato con sta bottarga, quella più buona era quella col basilico. Quando ho fatto quella col basilico? Hai fatta quando hai fatto il pesce, mi sa. Ah, buona. Quella era delicata. Ricordo. Adesso ricordo. Allora, subito la maionese, ho spiegato mille volte come si fa sta maionese, Non voglio più spiegare. Si parte dal fondo. Iniziamo a frullare e poi piano piano si alza. Perfetto, in 3 secondi. Buona. Ok, a questo punto andiamo ad affumicarla. Tu lo sai come si affumica? No, te lo stavo per chiedere. Adesso ti faccio vedere. Mettiamo la maionese in una ciotola di acciaio. Neanche sapevo se potesse affumicare la. Allora, in realtà ti dico, quando la facevo a Londra la affumicavamo con il carbone della pizzeria, perché c'eravamo 10 ristoranti nel ristorante nell'hotel dove lavoravo. Una era la pizzeria napoletana, quindi prendevamo proprio i ciocchi di legno ormai diventati carbone nella pizzeria, li mettevamo in una vasca di acciaio, sopra mettevamo un'altra vasca con la maionese, chiudevamo tutto con la pellicola e facevamo questa maionese affumicata e veniva eccezionale. Ma oggi vi faccio vedere come affumicarla a casa se avete un affumicatore, se no fumo liquido. Molto semplice. Allora, innanzitutto dobbiamo mettere la pellicola sulla nostra maglio, un paio di giri, ok? Così. Dopodiché prendiamo l'affumicatore. Oggi ho scelto come aroma l'albero di avocado, quindi i legnetti di avocado, la pianta dell'avocado. A legnetti, mettiamo qua un buchino, mettiamo dentro così, dopodiché accendiamo e in questo modo andiamo ad affumicare la maionese. Ti piace questa idea? Sento proprio un avocado tosto, sento nell'aria. E poi spegniamo, impellicoliamo e così questo si affumica da solo. Guarda che spettacolo, ti è. Vabbè, comunque dopo che avete affumicato basta chiudere bene la pellicola, pure il buco, e abbiamo fatto. Quindi perfetto, dopo che avete affumicato prendiamo, chiudiamo. Via. E questo rimane tutto il fumo dentro che affumicherà la nostra maionese al top. Perfetto. Dopodiché passiamo al relish di pomodoro. Il relish di pomodoro non è altro che una composta un po' liquida, una specie di chutney, diciamo così. Una specie chutney. Di chutney, te lo ricordi quando facevamo i chutney? Mamma mia, chutney di mango che ti dico. Bravissimo, bravo. Allora, cipolla. Oh, questa calabrese ormai sta in fissa, Guarda quante ce n'ho, sono pure appese. Sì. Cipolla calabrese, come parlano i calabresi? Te lo sei studiato a casa come parlano i calabresi? Senti che fai imitazioni, io non c'entro niente. Vabbè, il calabrese è l'unico che non mi riesce. Allora. Cipolla a fettine, un bel po' di cipolla, Questa adesso la facciamo addolcire molto bene. Giù, goccetto d'olio, poi ci andiamo a mettere il peperoncino che deve essere un po' piccantina, Sei d'accordo? Vai, vai. Alla fine peperoncino, gli mettiamo sempre dappertutto, Vabbè, ma è giusto, È giusto, cioè. È giusto. Ci mettiamo dentro subito così
basilico, dare un po' di italianità a questo piatto, aglio, come abbiamo detto, ecco qua, aglio, perfetto, e facciamo rosolare molto bene, bene, bene. Guarda che colori, amore mio. Poi, se è estate, prendiamo un bel pomodoro fresco, un bel San Marzano, un bel quello che prepara a voi. Siccome è inverno, mettiamo un buon pomodoro pelato. Ah, senti che profumo qua, oh. Senti che robetta. Aspetta quando inventeranno il modo di sentire il profumo dal video. Ma lo so, da qualche parte ce l'ha già inventato nei cinema. Guarda, 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 vai. Top. Meraviglioso. Meraviglioso. Quando è bella rosolatina andiamo ad aggiungere lo zucchero di canna. Se c'è lo zucchero di canna va bene pure normale, ma ormai compratelo lo zucchero di canna, ce l'hanno tutti. Prepare che rimane senza zucchero di canna. Se offrite, se chiamate qualcuno a casa e gli offrite un caffè e quello vuole di canna, mi capita spesso. Questo tra l'altro è zucchero di canna integrale. Sì, questo è proprio integrale. Facciamo caramellare bene qua. Prepariamo l'aceto perché il relish ha la particolarità, come i chutney, di essere bello acetoso. Solo che il chutney c'è una quantità maggiore di zucchero, quindi viene più, cioè il relish è un po' più, capito, no? Aceto bianco, e questo è il cosiddetto sweet and sour, agrodolce. È lui allora. È l'agrodolce. E poi andiamo a mettere i pomodori pelati, sfragnati con le mani. Oh. Sfragnato, classico termine francese, La cifra. Sfragné. Guarda che bello, mamma, guarda che spettacolo, tieni. Guarda che spettacolo. Con questo ci può pure un dia la pasta. No, scherzo. C'è lo zucchero. Anche se un pizzico di zucchero. Secondo voi un pizzico di zucchero nel sugo ci va o non ci va? No. No, anche secondo me no, ma c'è tanta gente che lo mette. Quindi spiegatemi. Spiegatemi come lo fate. Che dicono che tolgono un po' di acidità, no? Mamma mia, il profumo è spettacolare. Adesso passiamo agli hamburger, eh? Non volevo fare la persona banale e prendere e fare un classico hamburger, no? L'abbiamo già fatto. Abbiamo. Mi stai sorprendendo, però ti ripeto, qua per la serie del voto, no? Io mi devo giustificare già da adesso. Cosa? Che qua se no poi mi dico no, Joshua t'ha sempre odiato. Ah, perché ti piace la salsiccia? Perché ho capito, ma tu stai a fare l'hamburger, cioè non è una cosa che si vede tutti i giorni. L'hamburger di salsiccia, ma poi tra l'altro guarda che salsiccette che ho preso, a parte che sono a demanzo, e poi guarda quanto sono belle grassette pure, mamma no? Mia, queste saranno divine. Allora con questi adesso ci andiamo a creare i nostri burger. Molto semplicemente, non la condisco neanche perché dentro c'è già il pepe, già c'è l'aglio, già c'è un po' di tutto quello che ci serve, no? Quindi palletta, pongo, ci giocate col pongo voi? Guarda che bei hamburgerini che t'ho fatto, pensa quanto saranno buoni questi. Uno un po' più grosso. Burger di salsiccia. Uno un po' più grosso per me e uno un po' più piccolo per te. Sì dai, grande, bello a te. Va bene? Ma poi vabbè, erano tutti e due per me, no? No, che non avevamo detto questa cosa. All'inizio del video, se vado faccio rivedere. Io non ho mai detto una cosa. Ma false dichiarazioni, voi avete denunce. Io una cosa del genere non ho mai detto. Allora, a questo punto, hamburger ce l'abbiamo. Qua, questo ce l'ha, guarda qua, guarda qua. Il relish come cuoce bene. Questo dopo una ventina di minuti è perfetto, lo potete conservare in frigo, lo potete mangiare con carne, pesce, sopra una bruschetta. Comunque guarda, ti posso dire una cosa? Eccola, la sta fa. Che bello. Ma comunque tu però mi dai retta, quindi sì, vuol dire che ti piace. Però questa non è mentuccia. E che è? È menta. Ma vabbè, uguale, a me va bene uguale. Sono due cose diverse. È uguale. No, no, perché mi sto a ricordare adesso che lo chef ce la metteva la menta. La menta! Ci metteva la menta, no la mentuccia, metteva la menta. Lascio la parola a loro per le mie difese, io ve lo dico. Che bello, guarda che roba che qua. Che senti odore, oh. Mamma mia. Andiamo a cuocere il nostro hamburger. Padella bella calda. Ce lo mettiamo l'olio o non ce lo mettiamo l'olio nella padella? Forse quel grassetto. Possiamo anche non metterlo. La cuociamo bene, guarda, questa me la mangerei cruda io con tutto sto grassetto bello che c'ha qua. Te no? Io sto aspettando solo che la cucini. Mamma mia, c'ho una fame. Abbiamo fatto anche una scelta giusta a non mettere l'olio, guarda il grassetto che gli esce. Immagina questo hamburger, in realtà è una salsiccia. Comunque adesso voglio dare una bella notizia a tutte le persone che mi seguono, che mi guardano da tempo, che mi dicono Ruben. Dovete sapere ragazzi che io ho iniziato a cucinare perché guardavo programmi TV di cucina a 14 anni mentre facevo lo scientifico, leggevo qualche libro di cucina e mentre leggevo, mentre guardavo i programmi TV di cucina dicevo chissà se un giorno, eh? Allora il libro io l'ho già scritto. Diciamo che poi dopo quando ho iniziato a lavorare ho fatto varie cose, ho vissuto all'estero, sono tornato, ho iniziato a fare lo chef privato. Poi sono finito in balcone dove cucino per voi. Domenica 26 novembre, finalmente sono un po' emozionato.
uscirà il mio primo programma TV, Cucina in Balcone con Ruben, su Food Network, canale 33 del Digitale Terrestre. Quindi ragazzi, tutte le domeniche, per 8 domeniche, ci sarà la mia puntata alle 15. Vedetevela, rifate le ricette, commentate, spero di farvi cucinare, di farvi ridere, di farvi emozionare, e soprattutto spero di dare un input a quei ragazzi che come me a 14 anni, che avevano preso l'indirizzo scolastico sbagliato, come me che facevo lo scientifico, prendono la strada giusta. Spero che, di aiutarli, insomma, di dare un input positivo. Quindi ragazzi, ripeto, canale 33 del Digitale Terrestre, canale 53 TV Sat, e in streaming su Discovery Plus dopo la messa in onda. Dai, ragazzi, vi aspetto. Ragazzi, ottima scelta di non aver messo l'olio, perché guardate il grassetto che ha cacciato, mamma mia. Però questo qua glielo rimettiamo sopra, via, nappiamo col grasso stesso. Mamma mia, che sta a venire, ragazzi. Che sta a venire? Guarda che crosticina! Il relish è top pure, eh? Il relish è top. Guardate qua. Guardate qua. Che robina. Intanto ci andiamo a tagliare il pane. Ma meglio dire, cuscinetti, ragazzi. Guardate che cuscinetti. Questi li prendo qua sotto. Guardate il pane fatto bene come è fatto. Si è. Ah, che delizia. Uno per me e l'altro pure. Te non mangi oggi, ho deciso. Vabbè, dai. Dopo te lo do da solo. Tutto torna. Eh? Tutto torna. Che fai? Eh? Non mi monti i video? Che fai? Butto le sotto. Le butti le sotto. Le butti le sotto è un problemino. Intanto direi di assaggiare questa maionese. Sei curioso? Mamma mia. Sei curioso? Fammogli sentire il profumo a questo. Chievo. Oh! Ma te lo dico io. Assaggiamo un po'? Sì, non mangiare una cosa così. No. Sergio, vieni. Ti posso dire? Neanche... Ti posso dire? Com'è? Non posso votare questo piatto, per favore. È buona? Basta che è buona, oh. Guarda, sta in Sicilia, Ruben. Perché in Sicilia? Si sente proprio l'avvocato, credo. Ah, bravo, vedi, avvocato sostenibile italiano, quello siciliano, quello nostro, eh? Quello nostro. Senti, ma lo lasciamo un po' al sangue, questo hamburgerino dentro. Allora, togliamo un attimo l'hamburgerino, così si riposa pure un pochetto, eh. Guarda, bravo. Questo piccolo è per te, guarda quanto è carino. Joshua, che ti devo dire? Vogliamo godere e godiamo fino in fondo. Che tutte e due. Pensa come viene bello saporito sto pane. Mamma mia. Ma non mi frega niente. Senti. Basta, licenziato, mai rotto. Mai rotto. Ma fa pure il nutrizionista. Che vuoi? Che vuoi sapere? Che vuoi sapere? Ma che ne sapete voi? Che vuoi sapere? Dimmi che ti spiego. Oh, ragazzi. Ragazzi, ci siamo. Chi è? Maionese affumicata. Chi è? Sia mamma sotto mia. Sia sotto che sopra. Perché ormai l'abbiamo fatta. Io non te so dire. Ormai l'abbiamo fatta. Piapanna. Poi il relish. Mi raccomando, facciamolo ritirare fino a questa consistenza qua, eh. Il relish lo mettiamo sotto, così. Ah, abbondante anche lui, eh. Giusto, Gio? Abbonda, abbonda. Giusto? E dopodiché ci andiamo a mettere questo bambino. Questo grosso è mio. Questo piccolo è tuo. A sti livelli mi accontento, ti dico la verità. La perfezione. Che vuoi fare? Yeah. Mamma mia. Oddio. No. Oddio, Ru, guarda che roba. Mamma mia. Come fa un tramezzino, se no non riesco a mangiare. Guarda quant'è. No, vabbè. Dammi sto foto subito, vai. Lo ti ho mangiato, via. Guarda come zozza, qua. E te lo dico a fare. Mamma mia. Follie mistiche da 10 e lode, dai! Voto fast food. Giustifichiamolo così, voto fast food. 10 e mezzo. L'ha detto, è il primo sopra il 10. No, è divino. Basta, basta. È spettacolare. Sentite? Beh? Aru, ti sei salvato con la menta, ti sei salvato con la menta. Quindi che va... io non posso votare. Ok. Non posso votarlo. Vabbè.
Se no avrei dato 10. Già ho capito, è come quando una gli piace a una ma non tu riesci a dire. È bravo, esatto, esatto. Vabbè, okay. Cioè così, vai. Ragazzi, commentate il video col voto che dareste voi e provatelo. Mettete mi piace, attivate la campanella e poi fatemi sapere cosa volete vedere nella prossima ricetta.